Bentornati a Siamo Noi. Allora, anche oggi, come ogni lunedì, vi raccontiamo una chiesa in uscita, una chiesa vicino alle persone, alle loro sofferenze, che cerca risposte nuove a domande sempre nuove e cerca di essere veramente accanto a chi affronta il dolore, perché di dolore si tratta, della separazione familiare. Ecco, un tema che è caro al nostro ospite, che su questo tema si impegna talmente tanto, Gabriella... Sì. Che ha ricevuto una telefonata speciale. Non dire altro. Non dico altro? Lo scopriamo? Chi c'era dall'altra parte della cornetta? Entri il nostro ospite. Allora, lo facciamo presentare, che dice Gabriella? Camera numero 4. E quella lì si autopresenti. Sono Paolo Tassinari, 43 anni, sono sposato con Sandra, padre di Samuele, Davide e Sara. Lavoro come educatore professionale presso la cooperativa sociale Il Ramo a Trinità, in provincia di Cuneo. Sono diacono permanente per la diocesi di Fossano, seguo il progetto L'Anello Perduto. Allora, noi in questa scatola, con questa scatola e grazie a questa scatola racconteremo la sua storia. Diciamolo subito che dall'altra parte della cornetta c'era Papa Francesco. Ecco, arriveremo alla telefonata con Papa Francesco. Che non è mica da tutti ricevere una telefonata ci così. Con certo. Allora, a te non ha mai telefonato? Io non perdo la speranza. Chissà che un giorno non possa accadere. Partiamo dal primo oggetto, che è questo qui, una chiave. Che cosa allora, rappresenta? È l'inizio di un racconto, perché con la chiave si apre anche la porta. Esatto, ho portato una chiave per parlare. Bella questa chiave. Certo, una chiave di una volta, perché ho pensato di introdurlo nella nostra conversazione parlando al del diaconato permanente, dato che io sono diacono. E mi faccio una brevissima premessa, in quanto il diacono permanente tutt'oggi continua a essere pensato come a un mezzo prete, come a un sostituto del prete o peggio ancora un suo supplente. Invece lei ha tre figli, una famiglia impegnatissima. Esatto, io credo che per parlare del diaconato sia necessario appunto focalizzarsi altrove, nel senso che il diacono abita le esperienze della vita concreta, della vita comune di tutti, è sposato, ha famiglia, ha figli, ha una professione, ha hobby, impegni e servizi e dal di dentro della vita normale racconta il volto di una chiesa, tenta di raccontarlo, il volto di una chiesa che ti dice mi stai a cuore, voglio camminare con te e ti voglio offrire ciò che ho di più prezioso, ecco, che si chiama Gesù Cristo. Quella schiera di laici che Papa Francesco vuole accanto. Ecco, perché la chiave? La chiave è perché la vita è bellissima, la vita è sogni, desideri, speranze, promesse, la vita è difficilissima, perché a volte abbiamo a che fare con qualcosa che è il male, separazione, lutto, divorzio, delusione e fallimento. La chiave perché quando siamo aggrediti da qualcosa come il male, noi siamo portati a chiudere la porta di casa nostra, di noi stessi, chiuderci dentro e rimanere soli, ed è giusto, ma è pericoloso. Io credo che il diacono abbia quella capacità di offrire quella chiave per cercare di riaprirla insieme, quella porta che adesso è chiusa. È un compito privilegiato, è un compito bellissimo che cerco nel mio piccolo appunto di realizzare. Ma nella vita di tutti i giorni, no? Sì. Forte di questo impegno che ci ha spiegato così bene, che cosa fa? Nella vita di tutti i giorni, come diacono, io appunto svolgo una professione, lavoro in un centro diurno cooperativo Il Ramo della rete dell'Associazione Papa Giovanni XXIII, di cui sono anche parte, cerco di pormi a servizio dei ragazzi che mi sono affidati, appunto valorizzandoli al massimo, collaborando con i miei colleghi. Nell'attività professionale. Nell'attività invece diocesana porto avanti appunto dal 2009 questo progetto di cui dopo accenniamo. Un progetto che le è stato affidato come un compito qualche anno prima, un paio di anni prima, dal vescovo. Quale diocesi? Ora spieghiamo la diocesi di Fossano, diocesi Fossano-Cuneo, esatto, sono due diocesi riunite nello stesso vescovo. Che progetto le è stato affidato? Progetto appunto intitolato, denominato L'Anello Perduto, andiamo nel lontano 2008, quando il vescovo di allora, Monsignor Cavallotto, su suggerimento dei consigli pastorali diocesani, chiese ai candidati diaconi permanenti di iniziare a pensare ad un progetto, a un impegno ecclesiale nel quale un futuro impegnarsi, però già da subito.
subito metterci le mani. A me questo tema delle persone separate, divorziate o in nuova unione ha da subito acchiappato. Ha da subito acchiappato, e allora abbiamo iniziato con una piccola equipe di amici a formarci, e dal 2009 abbiamo messo in campo questo progetto che appunto ha preso una certa consistenza. Che cosa fa per aiutare le persone che hanno vissuto il dolore della separazione, che si sentono magari anche distanti dalla Chiesa? Noi abbiamo attivo appunto questo progetto che attraverso uno stile, attraverso linguaggi creativi, attraverso esperienze di laboratorio, attraverso appunto esperimenti, così come il recente convegno di Firenze ci ha chiesto di mettere in campo esperimenti, cerchiamo di incontrare innanzitutto persone che hanno alle spalle un fallimento del matrimonio, conoscerle, entrarci in dialogo, entrarci in relazione. Siamo soliti proporre dei laboratori, delle serate a tema dove attraverso dei formatori cerchiamo, attraverso l'esperienza di gruppo, di condividere il nostro vissuto e in qualche modo aprirci al futuro. E aprite un orizzonte anche allora. Uno di questi incontri serali erano presenti anche le nostre telecamere. Vediamo insieme le testimonianze che abbiamo raccolto. Ho trovato proprio la forza del gruppo che insieme affronta una difficoltà molto grande facendosi forza, no? Io sono separato da circa 3 anni, ho un bimbo attualmente di 5 anni. Ho subito una separazione circa 3 anni fa e si è infranto ovviamente il mio sogno, il sogno di una vita insomma che avrebbe dovuto essere condotta con i miei figli e il mio marito. Ho casualmente trovato un articolo sul giornale diocesano di Cuneo, che appunto la diocesi di Fossano aveva proposto questo percorso che si chiama l'anello perduto. Ho trovato un'atmosfera particolarmente positiva perché ho sentito che avrei potuto condividere, un'atmosfera di condivisione. Una volta che si è entrati dentro si è capiti che si è accolti, si è amati, si è non giudicati, e questo è importante, allora ci si apre. Questi incontri che vengono adesso realizzati a gruppo sono veramente degli incontri che aiutano le persone. Io mi sono occupata in particolare di 2 laboratori. Il primo è in prima battuta su persone che hanno effettuato insomma la separazione da poco o comunque non hanno mai lavorato su questo. Il secondo invece è stato su un gruppo che ha già precedentemente lavorato su un primo percorso di elaborazione ed è stato più focalizzato sulla possibilità di immaginarsi una rinascita o comunque un percorso nuovo di vita, una progettazione nuova di vita. È stato molto interessante anche la possibilità per ciascuno di loro di credere, di tirar fuori energie nuove per sperare e investire in un futuro positivo o comunque migliore nonostante un passato di fallimento e di sfiducia totale. Mediamente in questi laboratori, che sono a numero chiuso, siamo 15 persone ed è una condizione questa per fare un laboratorio dove tutti si possono esprimere e che ci sia un tempo per tutti proprio per portare avanti le attività. Attività che vanno veramente dal disegno al movimento, alla fotografia, insomma sempre attività espressive che portano diciamo a tracciare il passato, il presente e anche a pensare al futuro. In entrambi i gruppi la gestione dei figli è stata abbastanza centrale come preoccupazione da parte ovviamente dei partecipanti, e allora abbiamo un po' riflettuto su quanto sia fondamentale per i figli continuare a sentirsi figli di entrambi e da parte di noi adulti il gestirsi il fatto che quel figlio lì continua a essere il figlio della persona che io in qualche modo non ho più nella mia vita e che magari verso la quale nutro anche dei sentimenti piuttosto negativi, però questo non deve ricadere sui figli. Allora, accogliamo con un caloroso applauso la nostra nuova ospite, le si chiama Sara Brizio. Eccolo qui l'applauso, calorosissimo l'applauso del nostro pubblico. Sara frequenta i percorsi organizzati da Paolo dal 2013, anno in cui ha dovuto affrontare la separazione da suo marito. Allora Sara, io le chiedo innanzitutto cosa ricorda dei primi giorni dopo che suo marito si era allontanato da casa. Una disperazione, una distruzione di fondo enorme e un trovarsi all'improvviso con tutti i sogni infranti, con il crollo di tutti i valori sostanzialmente in cui credevo
e in cui avevo investito tutte le mie energie. Ecco, cosa rappresentava da donna e da cattolica? Da donna, da cattolica, da moglie, da madre, per me la famiglia in seno alla Chiesa rappresentava come un cerchio magico in cui due persone si amano, generano dei figli e li crescono insieme. Quindi era proprio un progetto enorme che era diventata una sorta di missione per la mia vita. Quindi quando mio marito ha scelto di andarsene, per me è stato proprio una distruzione totale di tutto questo e anche in parte della mia identità. Lei al momento della separazione, le sue bimbe al momento della separazione avevano 4 e 8 anni, esatto, se non vado errato. Esatto. Ecco, quanto è stato difficile spiegare loro quello che stava succedendo? Insomma, lei quale parole ha deciso di usare? Ci sono andata coi piedi di piombo e al momento mi appoggiavo ad una persona di fiducia, ad una psicologa che era intervenuta in questa situazione di grande fatica, per cui alle bambine è stato spiegato che i genitori non andavano più tanto d'accordo ed era necessario un allontanamento, che comunque i genitori entrambi li amavano tantissimo e avrebbero continuato ad amarle anche separatamente. Con disperazione, spavento e anche hanno faticato proprio ad accettare questa situazione. Lei è cresciuta in parrocchia, Sara, no? Sì. E in chiesa ha vissuto i momenti più belli della sua vita, penso al matrimonio, ma anche al battesimo delle sue due figlie. Poi in precedenza ero stata animatrice, catechista, era da la sua bambina. Casa, la sua sì. Seconda casa. Ecco, subito dopo quello che è accaduto, nel momento più brutto, è cambiato tutto. Che effetto le ha fatto? Sì, io fondamentalmente ho avuto una spinta interiore alla ricerca di Dio e quindi anche ho cercato aiuto nella Chiesa, però nella mia parrocchia purtroppo mi sono sentita di colpo un'estranea e ho percepito indifferenza e distacco. Per cui nell'ambito ecclesiale ho continuato a cercare, sono andata su internet e ho trovato traccia di questa proposta fondamentalmente. È venuta a contatto con Paolo e col suo anello perduto, sì, no? Sì, quindi l'ho chiamato e da subito lui mi ha dimostrato grandissima disponibilità, perché ci siamo incontrati, mi ha accolto a casa sua con la sua famiglia, le mie bambine. Mi ha abbracciata, nel senso che ha raccolto tutta la mia disperazione, il mio disorientamento. E da lì mi ha proposto questo percorso, a cui poi ho partecipato. E ne è diventata parte, sì, e ne parla con un grande entusiasmo, sì, come veramente il sostegno e la vicinanza che cercava. Paolo, ma quali sono le prime parole con cui accogliete e ricevete persone come Sara? Per le mie parole sono la gioia, la felicità di incontrare una persona che, nonostante quello che è successo, dice: io voglio andare avanti, io ho una vita bella che mi aspetta e che voglio costruire e ricostruire assieme a qualcuno, assieme a voi, assieme a noi in questo momento. La prima parola è ok, guardiamo al futuro con speranza e con fiducia, perché noi siamo testimoni di quello che Papa Francesco dice essere il Dio delle sorprese, il Dio che sempre ci dona una nuova possibilità, sempre, a fronte di qualsiasi nostro fallimento. Io ho preso il secondo oggetto. Un oggetto importantissimo. No, ma hai letto il destinatario, allora, di questa lettera? Questa lettera a chi l'avete indirizzata? E insomma, tutto un gruppo, perché la forza. I nostri spettatori già gruppo. Lo sanno. Se lo immagino. Perché hanno sbirciato. Allora. Questa lettera è stata scritta dal gruppo di cui anche Sara fa parte, non l'ho scritta assolutamente io, indirizzata a Papa Francesco. È una lettera molto sentita, molto commossa e molto vera. Nella prima parte si racconta l'esperienza del fallimento di una vita a fronte di una separazione, a fronte di un divorzio e di una indifferenza della Chiesa molte volte nei confronti di queste persone. Quando avete deciso di scriverla questa lettera? L'hanno scritta loro nell'autunno scorso e poi, per una serie di ragioni, l'abbiamo spedita lo scorso 25 gennaio. E in questa lettera, appunto, lo stato di partenza, l'incontro col nostro progetto e la richiesta di un'udienza privata al Santo Padre. Ecco, Sara, lei ha partecipato alla stesura della lettera. Sì, Le è sembrata subito molto una buona idea? Sì.
fondamentalmente era un bel modo di esprimere quello che avevamo passato, ma anche quello che ci aveva regalato, l'opportunità che avevamo avuto di partecipare a questi incontri e la spinta, diciamo, alla rinascita che ne era venuta di conseguenza, e anche lo spirito che ci univa, perché alla fine quando ci si mette a nudo, ci si raccontano le proprie vite, crollano tutte le maschere, poi in automatico si genera un legame fortissimo. Arrivata, la lettera è arrivata perché qualche tempo dopo è arrivata la famosa telefonata. Allora, che è successo? Tanto lei ha pensato che fosse uno scherzo. Un'esperienza inimmaginabile, un dono straordinario. Ma ce la faccio gustare bene. Squilla il telefono. Cominciamo. Squilla il telefono, è sabato alla mezza a casa mia, mio figlio è appena arrivato a casa, numero privato sul mio cellulare, sento una voce lontana che mi chiede: Diacono Paolo Massinari? E io dico con questo tono di voce scherzoso: no, Tassinari. È corretto il Papa. E c'è di peggio, che se vuole le dico fra poco. Allora lui ripete: Diacono Paolo Tassinari? Io dico: sì, sono Papa Francesco. Dico: cosa? Ma è uno scherzo. Immediato. E lui, tirando fuori la grinta, mi ha detto: no, no, non sono mica un fantasma, sono Papa Francesco. E da lì appunto mi ha continuato ad andare avanti verso il nostro progetto, e raccogliendo la richiesta mi propone appunto di partecipare all'udienza generale del mercoledì mattina. E qui viene fuori il romagnolo che c'è in me, un po' un appassionato. Lui mi propone il mercoledì mattina un'udienza generale, le persone avevano chiesto udienza privata. Allora io mi viene da dirle: no, ma innanzitutto grazie. Certo che però queste persone avrebbero chiesto. Poi mi sono fermato, ho detto: Paolo, ma è il Papa. No, no, va bene tutto. Detto. È vero. Allora... Paolo, è vero che poi, insomma, dopo aver tirato fuori la grinta, però è esplosa la commozione perché lei è scoppiata a piangere. Al termine della telefonata c'era mio figlio davanti a me, ha presente come quando le ginocchia non ci reggono più in piedi, no? Sono crollato in ginocchio e ho pianto per qualche minuto come un bambino. Mio figlio mi consolava, mi diceva: papà, non piangere, è una cosa bella. Dico: sì, è una cosa bella, dico, il Papa non è che ti chiama proprio tutti i giorni. Che giorno era il giorno? Sabato 30 gennaio scorso. Sabato 30 gennaio, l'udienza? L'udienza, siamo in contatto con la prefettura, molto probabilmente sarà mercoledì 6 aprile. Mercoledì e se mi permette aprile. Solo 30 secondi, sì. Io davvero chiedo, la vostra televisione la guardano tantissime persone, anche i nostri vescovi, davvero se fosse possibile avere il Santo Padre un minuto con queste persone, sarà all'interno di un'udienza generale, per cui saremo 6, 7, 10 mila persone, non so quanti. Io davvero, se qualcuno davvero mi sente, può fare appunto chiedere davvero questo grande dono al Santo Padre, solo 30 secondi vicino a queste persone. La grinta del romagnolo. Alla non so grande. Quanto potremmo esserle utili, però su chi stiamo a chiesa. Ma chissà. Voi siete non straordinari. Non mettiamo limiti alla provvidenza. Siete straordinari. Alla provvidenza, venga con me Paolo, questo gliela possiamo fare, è la foto, è lo sfondo e il muro che vede di fronte a me, il sorriso delle grandi occasioni, come dico sempre, e questo è lo scatto. Possiamo tornare al tavolo anche con un certo passo, perché dovendo fare tutto io, devo estrarre anche il terzo oggetto. Del sale, anzi sembrano due tipi diversi di sale. Esattamente. Che significa? Sale bianco, sale comune e sale rosa dell'Himalaya, pensando alle coppie nuova unione, pensando al futuro, per tanti motivi. Il primo motivo perché il sale è uno dei condimenti più comuni che abbiamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, c'è ovunque. Se ovunque. Peccato però che le coppie in nuova unione non sono ovunque nelle nostre comunità cristiane. Non si capisce perché, ma al momento della nuova unione appunto c'è questa difficoltà. Ho portato il sale perché davvero mi piacerebbe recuperare quello che dice il sociologo Charles Taylor nel suo libro L'età secolare a proposito anche di questa questione. Lui dice: la Chiesa avrebbe dovuto essere il luogo in cui tutti gli esseri umani, con i loro itinerari più disparati e con le loro differenze, si riuniscono, e noi ovviamente siamo ben lontani dall'aver raggiunto questo scopo. Però lei si sta impegnando, è un compito, molto. È un compito che la comunità cristiana ci affida. Lei si sta impegnando, e sua moglie, che ha deciso di dedicare se stessa e il suo tempo alle coppie che si formano con tutte le loro fragilità, le nuove unioni. Mia moglie, assieme ad un'altra coppia in nuova unione, porta avanti il gruppo che abbiamo, sono 10 coppie che da anni appunto frequentano i nostri incontri, con le quali camminiamo.
Benissimo. Se posso, solo una battuta. No, vorrei che lei ci dicesse qualcosa, certo, sul libro, però. Sul libro abbiamo, alcuni anni fa, abbiamo tradotto appunto in carta L'anello perduto. L'anello perduto, edizione Fatta, che purtroppo è esaurito, nel senso che appunto è andato a ruba nel giro di un anno, e un'esperienza che ha raccolto i primi anni della nostra esperienza. E se solo mi permette, il sale rosa, visto che la signora l'ha notato, il sale bianco è comune. Nota tutto la faconda. È grande. Bravissima, l'occhio lungo. So io. E il sale rosa dell'Himalaya, dicono gli esperti che ha un sapore rotondo ed è meno aggressivo rispetto al sale bianco, cioè fa esaltare ancora di più i sapori. L'ho portato perché io credo che davvero la presenza delle coppie in nuova unione nella comunità cristiana sia una buona occasione per riscoprire come noi dobbiamo essere meno aggressivi, più rotondi. Una comunità cristiana che davvero ripensa il proprio impatto, certamente ripensa la propria esperienza e accoglie finalmente le coppie in nuova unione. Deve stare sul anche perché albero. Dopo c'è il diario di Papa Francesco e come quello essere... che ci ha detto, allora, deve finire. La pongo sull'albero, proprio vicino alla parola responsabilità, e non mi sembra affatto casuale. Sempre di corsa, torno al mio tavolo. Se l'hai meritato. Per salutare non soltanto Paolo e Sara, ma anche i nostri telespettatori. Siamo in chiusura, ma niente paura, domani puntualissimi torniamo qui alle 15:20 con un'altra puntata ricchissima. Ora la linea va al diario di Papa Francesco, a domani.